Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, torniamo a parlare di MotoGP, lo facciamo con una nuova puntata della rubrica Focus, cercando appunto di analizzare nello specifico o un pilota o un team, come sarà in questo caso, del Moto Mondiale. Nello scorso Focus abbiamo parlato di Franco Morbidelli, delle sue difficoltà e nello specifico anche delle difficoltà della Yamaha clienti. In questo Focus parleremo di un altro team che è in gravissima difficoltà. Cerchiamo appunto di analizzare la grande crisi Honda, i dubbi che ci sono sui piloti, sui vertici e anche sugli sponsor, perché ragazzi, la Honda indubbiamente sta vivendo la peggiore epoca della sua storia in MotoGP. In 3 anni solo 3 vittorie, errori nell'evoluzione della moto, tanti dubbi sui piloti, sui sponsor, sui vertici della casa nipponica. E quindi ragazzi, analizziamo questo fenomeno, perché ripeto, la Honda si ritrova veramente a vivere un momento davvero strano della sua storia in MotoGP. Non è strano solo per i risultati deludenti, dove si è toccato il fondo nel weekend del Sachsenring, dove nessun pilota Honda è entrato in zona punti, una cosa veramente clamorosa da un punto di vista storico, dello storico di Honda in MotoGP. Dubbi per il futuro, perché ragazzi, alle riprese del Moto Mondiale a Silverstone, l'unico confermato in sella della sua RCB sarà Stefan Bradl, il collaudatore, il terzo pilota, ed è clamoroso che l'unica certezza da qui al termine della stagione per Honda è rappresentata dal collaudatore, dal terzo pilota. Incredibile. Marc Marquez resterà out almeno fino a ottobre, e nei prossimi giorni vi spoilerò che uscirà un video sulle condizioni di Marc Marquez, cerchiamo appunto di capire come sta proseguendo il suo recupero. Ma non solo dubbi su Marc Marquez, ma anche sul fratello Alex, che ha appena firmato con Gresini, quindi sappiamo benissimo che Alex avrà la testa già proiettata verso il mondo Ducati. Stessa cosa per Paul Espargaró, che sta preparando il ritorno in KTM, e stessa cosa anche per Nakagami, che lascerà la MotoGP al termine di questa stagione per dare appunto spazio al connazionale Ai Ogura. Quindi a Silverstone veramente l'unica certezza è rappresentata dal collaudatore Stefan Bradl, che sarà in pista per sostituire Marc Marquez. La lineup non è mai stato un vero problema negli anni per Honda, e non lo sarà neanche in futuro, chiaramente, perché saranno annunciati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Joan Mir nel Team Factory come compagno di Marc Marquez e Alex Rins in LCR come compagno di Ai Ogura. Quindi comunque la lineup sarà una lineup di tutto rispetto. Ma perché, e ci focalizziamo su questa domanda anche in questo video, ma perché tutto questo ritardo nell'ufficializzare questi due piloti, Mir, Rins e anche Ai Ogura? Comunque, questo perché alcune voci di paddock hanno parlato di un main sponsor, Repsol, che anche lui è in scadenza di contratto, che sarebbe in procinto di lasciare la MotoGP dopo decenni di collaborazione con Honda. E quindi Honda e Repsol sarebbero veramente sul punto di dividersi, e sarà un colpo durissimo per il marchio di Honda e comunque anche per il Circus, perché Repsol ha sempre garantito degli introiti importanti per la MotoGP. Questo giustificherebbe l'attesa per gli annunci ufficiali dei contratti, che ancora non possono essere quantificati con esattezza, e quindi un intoppo veramente importantissimo. Certo, abbiamo anche un'altra linea di pensiero, quindi questo ci fa capire quanto è nebulosa la faccenda in casa Honda, perché altri parlano di un semplice ritardo nella trattativa, quindi non di un vero e proprio stop, non di un vero e proprio di una vera e propria rottura, e quindi di una Repsol capace di lasciare la MotoGP a fine anno. Ma altre voci parlano solamente di una trattativa che sta procedendo al rilento, e quindi è solamente questione di tempo, di poche settimane, per i rinnovi ufficiali di sia della sponsorizzazione Repsol, ma anche per l'ufficialità di Mir, di Rins e di Ai Ogura. Quindi vedremo nelle prossime settimane quale delle due linee di pensiero sono una veritiera e l'altra quindi fasulla. Ma comunque resta il fatto che tutta questa faccenda legata allo sponsor è veramente nebulosa.
Un'altra voce che si è diffusa nelle settimane riguarda appunto Alberto Puig. Honda starebbe pensando di sostituire Alberto Puig con Davide Brivio come veramente team principal, come uomo di grande importanza nel team. Non ci sono però indizi per confermare questa voce, che sembra quindi una fantanotizia estiva, però è chiaro che la posizione di Alberto Puig non è salda come negli anni passati. Tanti dubbi circolano intorno a questo team, anche perché Alberto Puig non è famosissimo per la grande comunicazione. Da parte sua c'è scarsa comunicazione, c'è una certa ostilità nel rispondere a domande un po' scomode, e poi i risultati in pista. Solo 3 vittorie negli ultimi 3 anni. C'è chi scommette che salteranno anche alcune teste importanti da qui al termine della stagione. Quindi i vertici della Honda sono in grandissimo punto interrogativo su di loro. Potrebbero saltare, si parla del presidente di Honda, del vicepresidente, quindi si parla di teste veramente importanti. E perché c'è tutti questi dubbi intorno ad Alberto Puig? Ci sono dei dubbi perché lui è l'uomo che ha voluto fortemente, nell'ordine, Jorge Lorenzo in Honda, Alex Marquez in Honda e Paul Espargaró in Honda. Quindi tutti questi flop sono dovuti alla voglia di Alberto Puig di scommettere su alcuni piloti. Certo, fino a quando Marc Marquez vinceva e portava comunque i risultati a casa, alla casa nipponica non interessava tutto questo, non interessava i fallimenti del secondo pilota. Ma adesso che appunto Marc Marquez non solo non sta vincendo, ma fatica addirittura a completare una stagione, è chiaro che Honda va ad analizzare tutto questo, va a ricercare le cause un pochettino dappertutto, e quindi si analizzano anche queste sfaccettature. Alex Marquez, Jorge Lorenzo, Paul Espargaró sono nell'ordine 3 piloti, un campionissimo Jorge Lorenzo, un buonissimo pilota Paul Espargaró, un ottimo prospetto Alex Marquez, ricordiamolo, perché quando è arrivato in Honda era il campione Moto3 e campione Moto2, quindi parliamo di un pilota in rampa di lancio. Tutti questi ragazzi hanno avuto delle grandissime difficoltà nel loro adattamento alla moto. Chiaramente nessuno di loro è Marc Marquez, tutti quanti loro meritano di guidare una moto diversa da Alex Marquez, quindi più in linea con il loro stile di guida, e quindi è chiaro che nel cercare di rendere la Honda più affine allo stesso Marc Marquez si è messo in difficoltà gli altri piloti. Adesso che Marc Marquez non c'è, chiaramente loro faticano, e la stessa Honda fatica. Ed è lo stesso Alex Marquez che ha confermato tutto ciò, perché lui appunto ha dichiarato alcune settimane fa: è stata costruita una moto, una nuova moto, la Honda ha investito veramente tanto, nella pre-season è andato tutto abbastanza bene, e ricordiamolo perché Alex Marquez era un pilota molto competitivo nella pre-stagione, ma in Qatar Alex Marquez ha dichiarato: ho avuto i primi problemi. Poi questi problemi sono diventati più seri quando hanno introdotto nuove parti, nuove idee, le cose non sono migliorate per niente. E quindi Alex Marquez ha praticamente dichiarato che quando hanno cercato di rendere la moto su misura per Marc Marquez, non considerando il fatto che lui si sarebbe dovuto operare nel corso di questa stagione, quindi non avrebbe completato l'annata, hanno avuto difficoltà tutti gli altri piloti. Mai un guizzo da parte di Paul Espargaró, mai un guizzo da parte di Alex Marquez, mai un guizzo da parte di Nakagami. E parliamo nell'infine di questo video della situazione legata ai test che sta provando a fare Honda, dove Stefan Bradl sta lavorando, perché Honda ha tenuto un test privato MotoGP a Jerez con Stefan Bradl, e l'obiettivo è quello di trovare soluzioni per le carene che diventano troppo roventi man mano che appunto il pilota gira sul tracciato. Quindi Honda è al lavoro da questo punto di vista, e lo stesso Marc Marquez ha riportato nel corso di queste gare alcune ustioni al piede destro a causa di una carena che era diventata rovente in condizioni climatiche estreme. Quindi stiamo parlando di difficoltà clamorose, perché se un pilota addirittura rischia di rimanere ustionato da una carena che è diventata rovente a causa delle condizioni climatiche estreme, stiamo parlando veramente di una
di una roba assurda. E questo problema potrebbe ripetersi anche nelle prossime tappe estive, perché stiamo parlando di piste come Thailandia, Malesia, e quindi bisognerà correre assolutamente ai ripari. Bisognerà lavorare sotto questo aspetto, perché le temperature arrivano ai 100 gradi, l'asfalto ai 60, ma le temperature rilevate sulla carena di Pol Espargaró sono arrivate addirittura a 100 gradi, quindi una complicazione clamorosa. Vedremo appunto se queste modifiche porteranno a sostanziali cambiamenti anche in pista. Cosa mi aspetto infine da qui al termine della stagione da parte di Honda? Mi aspetto veramente grandissime difficoltà. Temo che il Sachsenring non rimarrà l'unica pista nel corso di questa annata con 0 punti messi a referto dai piloti Honda. Purtroppo temo che questa particolarità, questa cosa abominevole da un punto di vista storico, tenderà a ripetersi anche nel corso del completamento di questa stagione. Parleremo nei prossimi video legati alla MotoGP anche delle condizioni di Marc Marquez, perché dobbiamo anche lì stilare delle timeline molto chiare. Dobbiamo capire dove Marc Marquez rientrerà, e poi questi sono i dubbi appunto legati alla Honda, una Honda veramente in grandissima difficoltà. Vedremo se con l'arrivo di Mir nel prossimo anno e magari anche Alex Rins nella Honda LCR, vedremo se ci saranno delle novità da questo punto di vista. Ragazzi, questa era la situazione Honda. Ditemi adesso la vostra nei commenti, mettete like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti raga.